Fiordaliso ha due figli, Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli. La cantante ha avuto la prima gravidanza a 15 anni ed è nato Sebastiano. È stato bellissimo. Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare, vedeva i delfini. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata 2 secondi nella mia testa. Fiordaliso ha poi parlato di Paolino Tonoli. È bellissimo, è un regista, sta dall'altra parte della telecamera. La cantante ha poi aggiunto, sono molto diversi, perché i figli di Fiordaliso hanno due cognomi diversi. La vita privata di Fiordaliso è stata alquanto travagliata. Il suo matrimonio con Paolo Tonoli è stata una brutta esperienza per via della violenza subita. Quando scopre di essere incinta aveva 15 anni, ma Fiordaliso vuole tenere il bambino. Purtroppo però, la sua famiglia non è mai stata d'accordo e la manda via di casa. La cantante decide così di recarsi in un istituto per soli ragazze madre e di crescere quel bambino che tanto ama. Quando torna dal fidanzato decide di sposarla e insieme avranno un secondo bambino che chiameranno Paolino. Violenze, botte e soprusi erano al centro della situazione del suo matrimonio, ed è per questo che decide di lasciarlo. Il suo ex marito dichiama Paolo Tonoli. Sebastiano Bianchi, primo figlio di Marina Fiordaliso, nato dal matrimonio con Paolo Tonoli, è venuto al mondo quando la cantante aveva solo 15 anni. Sul conto di Sebastiano Bianchi, primo figlio di Marina Fiordaliso, è difficile reperire informazioni, classe 1972, ha sempre avuto una vita lontana dalla luce dei riflettori, ma sempre vicino alla madre per offrirle il massimo del supporto. Nel 2011 ha donato anche una splendida nipotina alla cantante, la piccola Rebecca Luna. Il secondo figlio di Marina Fiordaliso Paolino Tonoli segue la falsariga del fratello maggiore. Anche nel suo caso le informazioni reperibili sono scarse, salvo le dichiarazioni della madre come quelle recenti a Verissimo. Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevo togliere utero e bambino, io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l'ho fatta. Rimane però il mistero sulla diversità dei cognomi, entrambi dichiarati figli di Paolo Tonoli, anche se solo il secondo lo porta.